guardate, noi oggi abbiamo voluto dare un po' dati precisi anche per far capire alla città quello che sta succedendo e il perché della nostra mobilitazione. Allora, noi in 4 anni con la Cassa Depositi e Prestiti abbiamo dato circa 1,6 miliardi, quindi abbiamo oggettivamente lavorato, siamo andati avanti. Dall'inizio dell'anno, da quando cioè sono arrivati i soldi, quelli che Chiodi, non capendo niente e facendomi un danno nel resto d'Italia, al Parlamento, dice che non abbiamo spese proprio perché non capisce manco un po' come funziona. Noi abbiamo dato attualmente avvio a cantieri per 630 milioni di euro. Ne abbiamo pronti per altri 700, più 400, per altri 800. Ecco perché abbiamo fatto questa battaglia di prendere i soldi. Quindi stanno partendo cantieri per 600 milioni e in più adesso nel prossimo mese, noi pensiamo entro quest'anno, se arrivano le cifre del 1,2 miliardi di competenza per l'acqua, noi supereremo abbondantemente il 1,5 miliardi quest'anno di partenza. Allora, ottimismo, diamoci da fare, corriamo, grossissimo impegno per l'ufficio della ricostruzione, il comune e il genio civile, ma anche per i progettisti, per le imprese che devono partire e lavorare bene. Però chiedo una cosa, noi abbiamo già dato 2,2 miliardi e adesso arriverà un altro miliardo. Queste imprese che arrivano da 83 province non possono, accolte benissimo, noi chiediamo che diano qualcosa anche per ricostruire il tessuto sociale, ci dessero 0,5, l'1% dei loro guadagni, che noi, visto che noi paghiamo il 100%, facciamo una grande fatica, per che cosa? Per lo sport. Noi l'anno scorso non ci siamo riusciti, l'Aquila Rugby è stata lasciata senza denaro, aiutiamo l'Aquila Rugby e vuol dire aiutare 400 bambini che fanno lo sport, aiutiamo il basket, aiutiamo il nuoto, anche perché vi annuncio che le nuove convenzioni che il comune fa con le società per dare gli impianti prevedono che i bambini paghino in base all'ISEE, quindi le società sportive faranno vivaio anche con bambini che, non potendo pagare, stanno lì a gratis, quindi abbiamo bisogno di questa cosa. Sindaco, per i prossimi fondi la battaglia sarà con l'Unione Europea, con l'Europa, ma l'Europa se ne frega dell'Aquila, secondo lei? Ma intanto vado a vedere, il 26 sto lì, 26-27, c'è anche il Consiglio Comunale, quindi tornerò partendo prestissima mattina, ma cominciamo a vedere, ma le battaglie si devono fare. Quando io ho fatto la battaglia delle bandiere, dicevo la pagliacciata a Roma, che io avevo fatto la pagliacciata, abbiamo sbloccato la delibera CIPE, quando ho tolto la bandiera un'altra pagliacciata di Cialente, e invece il miliardo nessuno ci si filerà e così via. Togliamo la bandiera europea stavolta? Ma no, adesso qui il livello è molto più politico, bisogna trovare delle alleanze anche a livello internazionale, cominciamoci a muovere in questa direzione. In scarsi sei mesi abbiamo messo in piedi cantieri per 620 milioni di euro, che è un terzo di quello che abbiamo usato col plafond Cassa Depositi e Prestiti. Questo cosa significa? Che le procedure funzionano, che il comune cammina, che questo nuovo corso può, come dire, dare ottimi risultati in termini brevissimi se ci sono le risorse, perché tra un po' consumeremo anche le residue risorse che abbiamo, man mano che escono i progetti consumiamo le residue risorse che abbiamo. Abbiamo pratiche presentate per quasi 600 milioni, sono già comuni, quelle sono in comune e stanno uscendo. Abbiamo trasferito all'ufficio speciale pratiche per 423 milioni più 774, che sono quelle mai viste per le disposizioni commissariali. Ci sono 400 milioni di pratiche in sovrintendenza che possono uscire. Sono arrivate schede parametri per un totale di 800 milioni di euro. Questi sono pratiche, cantieri che possono da un momento all'altro partire. Se partono, se si concretizzano, cos'è che manca? Mancano i fondi. Ci devono essere date le risorse come Cassa Depositi e Prestiti. La risposta che vogliamo è questa, non è un'altra. Le mie risposte invece sul fatto che non funzionano gli enti locali, qualcuno pensa di essere commissario o qualcuno pensa di rimettere i commissari, le abbiamo date con i numeri, 620 milioni in 6 mesi. Contiamo che quest'anno noi dobbiamo mettere sul mercato cantieri male che va per 1,150 miliardi, dico 1,150 miliardi in un solo anno, è un successo incredibile, perché significa che si mettono in circolazione un monte risorse, un monte cantieri
veramente considerevole. Questa è la sfida, la nostra sfida, insomma, l'abbiamo sempre davanti, e quando ne vinciamo una vogliamo subito l'altra, per il benessere collettivo ovviamente, non soltanto per una soddisfazione personale, che c'è anche quella, lo ammetto.